cos'è successo con la FIVI? Sostanzialmente, se io ho una famiglia di 5 componenti e ho bisogno di un appartamento da 100 metri quadrati e tu me ne proponi uno da 40, difficilmente la mia famiglia potrà starci. È esattamente quello che è successo con l'evento dei vignaioli. Avevano bisogno di più spazi, noi abbiamo provato in tutti i modi a tenerli qui, abbiamo dato risposte positive a tutte le loro richieste, ma questo non è stato sufficiente. Essere competitivi con l'ente fiera che c'è oggi rispetto ad un evento che ha visto partecipare 800-900 espositori nella scorsa edizione e che vuole andare verso i 1500, purtroppo per quello che abbiamo trovato ad oggi non è stato possibile. Ci dispiace molto che questo evento sia andato via, ma l'amministrazione ha fatto tutto il possibile per poterli trattenere da un punto di vista trasportistico, logistico e di coinvolgimento della città. Se davvero la vogliamo buttare in politica, dovremmo dire che probabilmente questo padiglione doveva essere costruito qualche anno fa, perché era evidente che la FIVI a Piacenza non avrebbe avuto lo spazio necessario per poter rimanere sul nostro territorio.